Ragazzi, siamo arrivati a Bucarest e finalmente questo momento che aspettavate tutti, cioè il momento dell'esplorazione della bettola. E c'è una sorpresa, questa volta c'è una sorpresa. Allora, appena siamo arrivati, siamo entrati da quel portone e la vista non era delle migliori, quindi non avevamo delle grandissime pretese visto questo spettacolo, ma una volta entrati ci hanno regalato le pantofole. E l'appartamento è enorme. Una cucina per non morire di fame. Questa volta un super bagno. Veramente bello. Questo è un tocco di classe. La vista con le robe della signora. E di là in fondo, non so se si vede, c'è una sedia che penso che abbia almeno 35 malattie. Il divano letto su cui si può ricaricare Billy, ti puoi caricare qua? Forza. Sì? A posto. E questa è la stanza da letto con un altro televisore. E che tocco di classe. Questa volta non possiamo definirla betto. Buongiorno, finalmente ci siamo. Siamo arrivati a Bucarest e abbiamo deciso di dormire un poco perché eravamo veramente molto stanchi. Siamo partiti questa mattina alle 5 da casa per raggiungere l'aeroporto e avevamo alle spalle solamente un'ora di sonno e 3 giorni di festival. Quindi avevamo bisogno di dormire. Mo' ci siamo svegliati, abbiamo fatto un programma su cosa fare in questi giorni e abbiamo deciso dove mangiare questa sera. Il ristorante si chiama Excalibur e a quanto pare è abbastanza famoso qui in città. Ed è famoso soprattutto per le dimensioni dei boccali di birra. Quindi a breve sta per arrivare il primo brindisi qui in città. Siamo arrivati adesso al ristorante Excalibur e siamo venuti proprio per questo. Per il litro di birra, a quanto pare questa qui è una birra tipica rumena. Non sappiamo ancora di cosa sa, però questo è il primo tazzo e bicchieri ufficiale del viaggio. Tazzo e bicchieri, la salute cavaliere, bicchieri e tazzo. La salute di sti cazzi. Ah, e aggiungo che oltre alle birre ci hanno portato una ciotola con acqua e limone per lavarci le mani. Ci è arrivata la prima portata con pane tostato, cipolla, formaggio e paprika. È arrivata adesso la portata principale, sempre e comunque enorme. Infatti una delle cose che mi piace di più di questi ristoranti dell'est, che le porzioni sono sempre troppo troppo grandi. Ragazzi, siamo pronti a mangiarci il nostro piatto principale e a quanto pare qui non ci portano le posate perché si mangia con le mani. Quindi è qua anche spiegato il motivo dell'acqua col limone per potercele lavare. E anche il dolce lo mangiamo con le mani. Per concludere, il ritorno di Sua Maestà la Palinka. La cena è finita, andate in pace. E comunque più di una cena sembrava veramente una guerra. Che all'estero hanno questo video di fare questi piatti super abbondanti e super buoni e mi sono fatto veramente male. Stiamo andando un po' ad esplorare la città e poi penso di andare a casa perché siamo ancora stanchi e lo stomaco è crappato. Volevo farvi vedere lo spettacolo delle fontane danzanti. Ho preso il bus per arrivare fin qua e buona visione. Niente ragazzi, la storia della mia vita. La fontana è completamente svuotata d'acqua, piena di teli. E quindi niente fontane danzanti. Al massimo vi posso regalare questo, la pozzanghera della fontana. Indovinate, anche il Parlamento era chiuso, quindi niente. Abbiamo continuato a camminare, ci siamo ritrovati in una piazza piena piena di macchine. Pensavamo fosse il parcheggio di qualche discoteca, cioè che ci fosse qualche evento, però a quanto pare non è così. Qua va di moda vedersi in questa piazza e poi al semaforo verde fare delle gare di accelerazione. In tutto ciò, non so se si sente in lontananza, comunque in tutto ciò la polizia è lì fermo sul piazzale a guardare. E
Devo fare qualche video, però mi ricordo di aver visto un po' fa un video su YouTube dove sconsigliavano altamente di riprendere queste cose, e quindi meglio non rischiare. Questo è il carro funebre rumeno. Stiamo tornando a casa, per oggi la giornata finisce, però dobbiamo forse, però dobbiamo dire che ne valsa la pena. Non perché abbiamo fatto chissà cosa, ma perché altro per le scoperte che abbiamo fatto. Tra queste un bel camposanto, o meglio cimitero, proprio direttamente in mezzo alla città con le lapidi in bella vista. Un carro funebre H24 che sembrava veramente la macchina di qualche contadino. Pali della luce, tipo questo qui di fronte a me adesso, con fili appesi ovunque, ad altezza uomo anche, e macchine parcheggiate in modo improponibile, altre macchine con stampini strani, wrappate in maniera strana, un'altra macchina che aveva nel finestrino di dietro la foto di un'anziana signora rumena, penso che doveva essere una specie di santino, anche se io i santini sul cruscotto me li ricordavo diversi. Comunque, tornare a casa a piedi è stata una bella avventura, altrimenti non avremmo fatto tutte queste scoperte. Buongiorno signora. Dopo il buongiorno cominciamo con la battaglia giornaliera con la nostra porta che non si vuole mai chiudere. Giocala Billy, giocala! Oggi pranzo al volo e poi prendiamo il treno a destinazione Brasov per vedere il castello di Dracula. Buon appetito. Ebbene sì ragazzi, anche questa volta abbiamo perso il treno perché stavo mangiando, ma comunque mentre eravamo seduti io avevo avuto un attimo un presentimento, ho detto io questa scena l'ho già vissuta un po' come in Portogallo quando per mangiare abbiamo perso il Flixbus che ci portava a Lisbona, quindi niente, per oggi cambiamo piani, anche perché ci dovevamo mangiare il dolce, avevamo lasciato al ristorante per poter prendere il treno che poi abbiamo perso, e poi a Castello andiamo domani. Questo è il motivo per cui abbiamo perso il treno. Il dolce. Questi sono i papanasi, che sarebbero dei dolci tipici di Bucarest. Poi li assaggiamo, speriamo che almeno ne valsa la pena. Siamo entrati ora al Museo dei Villaggi, che sarebbe praticamente un museo a cielo aperto dove ci sono le riproduzioni di tutte le case che in antichità si usavano all'interno dei villaggi di questo paese. Con i suoi 12 ettari e 300 case tipiche al suo interno, il Museo dei Villaggi è uno dei musei all'aperto più grandi e antichi d'Europa. Le strutture provengono da ogni parte del paese e ricreano scene di vita vissuta delle campagne rumene del periodo che va dal XVII al XX secolo. Il biglietto d'entrata costa solo 6 euro. Vedendo la bellezza di queste case mi sorge una domanda: cos'è poi che è andato storto? A quanto pare quindi queste case non sono delle riproduzioni, ma sono state prese in diversi punti della Romania, in questo caso queste viene dal nord, e sono state messe qui in questo museo, quindi sono del tutto originali. Ovviamente, come in ogni viaggio, immancabile il mio tour dei sapori. C'è, praticamente c'è la soda della Chupa Chups al mango. Abbiamo deciso di fare una tappa in questa libreria, che sarebbe la libreria più grande della città. È composta da 6 piani, e alcuni di questi sono dedicati alla fotografia, come nel piano in cui mi trovo adesso io, altri piani dedicati a giocattoli, collezionismo e ovviamente libri.
Ragazzi, siamo arrivati al Caracubere, che è un posto abbastanza famoso qui, pieno di bella gente, anzi direi bellissima. Non avevamo prenotato, però ci hanno fatto entrare lo stesso per bere, con le sedie vicino alla cannola della birra, e siamo molto contenti. Tazze e bicchieri a tutti. Una piccola curiosità su questo locale: il Caracubere è il ristorante più antico e famoso di Bucarest, e la sua particolarità è la cena accompagnata dallo spettacolo di danza tradizionale rumena, che ogni giorno attira centinaia di turisti. Comunque ragazzi, siamo ancora qui al Caracubere e dopo la certa ho perso il conto di quante sono. Alla salute. Buongiorno a tutti. Dopo esserci svegliati anche oggi elegantemente in ritardo e aver ammirato per un poco la fantastica vista del nostro appartamento, stiamo pensando di prendere il treno con la speranza di non perderlo anche oggi ed andare a Brașov per vedere il castello di Dracula e per vedere anche altri posti che ci hanno consigliato ieri dei ragazzi che abbiamo conosciuto in giro. Quindi ci aggiorniamo tra poco e speriamo di non perdere il treno.